Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova e verde puntata di Ti do una stella. Perché è tutto verde? Perché stanno invadendo la Terra gli alieni. No, non è vero. È che oggi parleremo di un'applicazione molto verde. Qui fa un caldo mortale e quindi magari sotto questo verde morirò. E la verdissima applicazione di oggi di cui parleremo si chiama Night Vision Camera, come quella di Splinter Cell, pazzesco. Ma iniziamo subito. Il primo commento lo scrive Anna, che scrive: è utile, io e mio cugino andiamo a caccia di fantasmi e questo mi sarà di aiuto per prendere quei maledetti. 5 stelle su 5. Mentre Davide scrive: nulla di strano, non è che vede davvero nel buio, diventa solo verde ed usa il flash, ma per prendere in giro un'amica è perfetto. Tutto senza virgole. 4 stelle su 5. Mentre Margherita scrive: utilissimo, mi serve per fare scherzi ai miei compagni quando dormono a casa mia. Compagni, faccio uno scherzo. 5 stelle su 5. Mentre Giuseppe scrive: ottima app, quando vado a caccia di fantasmi con mio cugino e facciamo tardi e si fa buoi, la uso moltissimo. C'è differenza tra buio e buoi, perché buio e buoi dei paesi... No, non faceva ridere. 5 stelle su 5. Mentre Riccardo scrive: molto bene, ora potrò vedere assieme ad altre app il fantasma che vive in casa mia. Fatta molto bene, bravi chi l'ha fatta. Riccardo, non stai benissimo, però va bene lo stesso, si scherza. 5 stelle su 5, chissà poi se l'ha trovato. Mentre Manuel scrive: fare sta roba e la luce è lo stesso, solo che qui vedi verde. 2 stelle su 5. Manuel, sei stato chiarissimo. E qui ci vorrebbe il piccolo video con Yotobi che dice: non ho capito! Mentre Gian scrive: funziona! Non ascoltare quei cretini che ti dicono che non funziona. Questa app mi permette di vedere le cose anche nel buio e direi che c'è una grande differenza tra la fotocamera e questa, appunto. Scaricala! Hai capito? 5 stelle su 5. Clicca qui nell'icona che c'è il link, o se no vai sotto nei commenti. Ma mentre Vittorio scrive: bellissima, utile se un giorno avrò voglia di cacciare fantasmi, anche se non esistono, la potrò usare, oppure per fare dei giochi sarà utile. PS, metterò 5 stelle quando si vedrà meglio al buio, si vede malissimo. 4 stelle su 5. Mentre Bettina scrive: non vuole proprio caricarsi, ma so che i fantasmi non esistono. 1 stella su 5. Mentre Giulia scrive: da scaricare subito, se trovo una manicomio abbandonato prendo questa e faccio Outlast. 5 stelle su 5. Bene. Ma il commento di questa puntata lo scrive Santo. Subito. Il commento di questa puntata lo scrive Santo, che scrive: buona, non vede proprio al buio questo, ma c'era da aspettarselo. Comunque funziona abbastanza bene, in cattive condizioni di luce dove la fotocamera del cellulare vedrebbe quasi tutto nero, questa app riesce a vedere qualcosina. Se accompagnata del flash LED, poi, è ottima. E io aggiungerei, e grazie al caso. Quindi Santo da 5 stelle su 5, proprio assolute a bestia. Ma proviamola subito questa Night Vision Camera, così l'ho installata. Ecco fatto, ecco cosa si vede, è agghiacciante. Bene, e così si vede benissimo. Mamma mia, non so che cosa è successo, ma ragazzi, si vede benissimo. Mamma mia, guarda là, cioè, guarda, mi vedete? Perché io sono nel buio, ma così mi dovreste vedere. Ma si vede? Oddio, che potenza. Ma la potenza pazzesca, cioè, funziona. Vado subito a cancellare il preordine per il visore notturno, perché con questa... Ma che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Dai ragazzi, dai, funziona benissimo. Vada, va.